però un tempo non c'erano gli occhiali. Ma bisogna ancora partire, comunque me li toglierò il prima possibile. Lo sai cosa c'è scritto lì? Sì, certo. Questi sono i capitolati di resa di Vico Pisano del 1406. Chi vince? Montecchio. Sicuramente Montecchio. 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 Bau, bau. Ah, ho capito. Le streghe, povere donne di paese. Scusi, lei cosa ne pensa di questa regata? No, chiedevo la regata da chi sarà vinta. Ok, ho capito. Su questa regata chi vince? Ma io sono dalla parte là, penso che sia Oltrarno. Penso il Montecchio, dai. Bravo, bravo, concordo, concordo. Per lei, prof, chi vince? La nave. Montecchio. Nonostante che il tempo passi, la tecnologia va avanti, ma comunque le tradizioni continuano. Ne è un esempio quella che stiamo vivendo a Calcinaia. Sì, è una tradizione che si ripete di anno in anno e è sempre più bella, sempre più coinvolgente. Quest'anno abbiamo ripreso la sfilata, ci sono più di 200 figuranti, tutti in costume, tutti bellissimi. Io credo che poi con le riprese rendano bene le immagini che potrete vedere. E quest'anno c'è in più anche i nostri gemelli, i gemelli del comune di Calcinaia, i gemelli francesi e spagnoli. E Villa Roma del Camì è un piccolo comune, piccolo comune della Catalogna, della zona centrale della Catalogna, e fatto il mese di settembre la festa maggiore, la festa más grande, durante 4 giorni di settembre. E in aquello día tutta la comune, tutta la gente della comune, tutto il gruppo di gente surge alla strada per celebrare tutta la festa. Chi vincerà? Questo, la regata è sempre una scommessa. Thank you.
quello che abbiamo visto noi da qua. Sì. Ragazzi, complimenti a tutti, gara spettacolare! Tanto pubblico, una bella gara, molta preparazione, molta passione e io spero la riconquistata armonia dopo tante discussioni. Grazie a tutti, calcinaioli, a tutti quelli che si sono prodigati perché tutto riuscisse bene come è riuscito. La più dura dove è stata? Dalla canottiera in qua. Arrivare fino a quello stato finale che ci ha consentito di andare avanti. Si è tinta di rosso la 182esima regata storica in onore di Santa Ubaldesca. La tradizionale competizione a colpi di remi si è infatti conclusa con la vittoria del Rione Oltrarno. Secondo classificato Montecchio, terza la Nave. Hanno ottenuto tutti e tre dei tempi veramente eccezionali, migliorando quelli fatti registrare negli anni passati. Una presenza degna di nota è il presidente del Consiglio della Regione Toscana Eugenio Giani a fianco della sindaca Lucia Ciampi che hanno premiato i tre equipaggi. Appuntamento alla 183esima regata storica di Calcinaio l'anno prossimo.